Grazie Seba, grazie a tutti, soprattutto appunto un applauso al grande Sebastiano che organizza ormai storicamente ESC, perché è uno di quegli eventi che si respira il vero spirito di community. Ora, chi sono io? L'ho messo in ordine di importanza la parte di cyber security passionate, appassionati da cyber security, secondo me è la cosa più importante. Per descrivermi, perché io vengo da un mondo che non è proprio quello della cyber security, però ci sono arrivato per volontà, no? E come, quale miglior metodo se non quello di creare appunto una community, grazie ad altri ragazzi, a Giovanni, Cristian, a tutti quelli che hanno partecipato alla fondazione di CyberSayan, abbiamo appunto creato una community che Sebastiano ci ha introdotto. E per motivi lavorativi mi sono trovato a toccare il tema della sicurezza in ambito industriale, cyber security in ambito industriale, che è un po' il tema appunto di questa presentazione. Due parole su CyberSayan, per chi non la conosce, a parte l'ottima intro di Sebastiano. CyberSayan è una community che nasce appunto nel 2018 con lo scopo di divulgare, di rendere accessibili i temi della cyber security sia in termini di competenze, di conoscenza, sia in termini proprio di cultura. E una delle manifestazioni più evidenti appunto nelle attività che organizziamo appunto è ROMAC, che è una conferenza. Non è l'unica, perché ROMAC è accompagnata da varie altre iniziative che vengono svolte durante l'anno, come Aperitech, comunque webinar, eccetera, eccetera. L'anno scorso, per celebrare il quinto anno di attività, abbiamo avuto la pessima idea di fare un camp, perché pessima perché abbiamo perso tipo 20 anni di vita, è stata una cosa devastante, però alla fine quelli che hanno partecipato, comunque i feedback che abbiamo ricevuto, ci hanno ripagato di tutto quanto lo sforzo. Vedete alcune immagini appunto che ricapitolano un po', condensano quella che è stata l'esperienza di questi anni. E tra una settimana ci sarà appunto la sesta edizione, che potete anche seguire per chi non verrà fisicamente, per chi vorrà potete seguire online. Tra l'altro, piccolo incipit per i ragazzi, non so se c'è qualcuno qua dei talk prima dei robot, faremo anche la Battle of the Bots a Romac, quindi questo ve lo do qui come piccolo spoiler. Dunque, di che cosa parleremo in questo talk? Parleremo di OT Security. Perché ho deciso di fare un talk sull'OT Security, e soprattutto ho deciso di fare un talk abbastanza leggero da un punto di vista tecnico sull'OT Security, perché, come vi raccontavo prima, per lavoro mi sono trovato a toccare questo tema. Devo dire che nel corso degli ultimi 4 anni, che è più o meno il periodo su cui ho lavorato per questo tema, ho notato una grandissima confusione, cioè non si capisce effettivamente quello che è OT. Si fa confusione con IoT quando si incominciano a sentire dei termini che non sono proprio di uso comune, non si capisce di cosa si sta parlando. Poi dopo, quando uno piano piano gratta la superficie, vede quello che è, come funziona, dice: ah, ma è molto semplice. Sì, effettivamente è molto semplice. È molto semplice, ma è abbastanza nascosto, diciamo, confusa come un insieme di concetti, da rendere molto difficoltosa la commistione tra chi si occupa di IT e quindi di informatica nel mondo enterprise, o comunque nelle aziende dove ci sono appunto questi tipi di tecnologie, e chi invece si occupa appunto di IT. Molto semplicemente perché chi si occupa di IT fa questo di mestiere. Quello che state vedendo è fondamentalmente quello che accade in un qualsiasi impianto industriale, sia un impianto che ha un processo discreto, sia un impianto che ha un processo continuo, processi discreti e continui. La differenza è che si tratta semplicemente di qual è l'output che esce fuori. Quindi, quando abbiamo un impianto industriale, abbiamo semplicemente un processo che prende della materia prima, possono essere dei pezzi di metallo, delle rocce, in qualsiasi cosa, la lavora in un processo fisico e ha un output che può essere una parte, una vite, un liquido, ok? Nel mezzo c'è un loop di controllo, quindi vengono fatte delle misurazioni da sensori in output, e eventualmente ci sono degli attuatori che, a fronte di una discrepanza,
operano misure correttive. Quindi, banalizzato, un processo industriale è questa roba qua. Poi, tradurlo fisicamente è un qualcosa di un pochettino più complesso, ma neanche tanto. Quando ho iniziato a ragionare su questa cosa, probabilmente il primo step dopo quello di aver capito che cosa fa un impianto industriale, praticamente, è stato proprio il vocabolario. Perché, come dicevo prima, tutti questi termini non sono praticamente di uso comune, quantomeno non nel mondo dell'informatica, ma ci abbiamo semplicemente un insieme di termini che identificano degli oggetti che fanno cose abbastanza semplici. Parliamo comunque di gestione del processo. Quindi la chiave di tutti quelli che sono i processi industriali è appunto il processo, ossia la logica che dice alle macchine che cosa devono fare. Ora io ho preso un insieme di questi termini e li ho raggruppati in quello schemino che vedete là sulla destra perché principalmente è quello che crea più confusione. Ho sentito mille volte parlare di gente di IoT mentre si riferiva a OT e viceversa. Qui stiamo parlando di operational technologies, quindi di macchine dedicate appunto alle lavorazioni industriali, che sono un qualcosa di diverso dall'IoT, che sono appunto macchine che sono interconnesse alla rete internet. Ho sentito persone che parlavano di SCADA come un protocollo, assolutamente no. Uno SCADA è un sistema, un insieme di macchine geograficamente distribuite che comunicano tra loro e il quale scopo è monitorare, indovinate un po' cosa? Un processo. Stessa cosa vale per i DCS, stessa cosa vale per i PLC. Quindi, come vedete, piano piano, mentre ci avviciniamo al centro di quello schema, abbiamo l'unità PLC che è di fatto il mattoncino di base di ogni singolo processo industriale. Il PLC non è né più né meno che un computer. Quindi, quando parliamo di PLC, è un acronimo che sta per Programmable Logic Controller. Parliamo di un computer, quindi una macchina che ha una CPU, ha la sua RAM, ha il suo software a bordo, ha degli input e degli output, né più e né meno. Un computer che appunto può gestire degli input e degli output fisici. Nel caso specifico, chiaramente parliamo di input-output elettrici, possiamo avere degli input-output digitali piuttosto che analogici, l'importante è da capire che il PLC è l'unità più piccola di un processo industriale perché è quella macchina che da sola può svolgere una parte della macro funzione del processo. Quindi il PLC è in grado di comunicare con quelli che poi sono gli oggetti che interagiscono con le grandezze fisiche del processo, parliamo quindi di attuatori, i motori, un pistone in una pressa, piuttosto che una resistenza per scaldare un liquido, eccetera, eccetera, e appunto i sensori, quindi tutti quegli oggetti hardware che sono in grado di convertire una grandezza fisica in un segnale elettrico. Avendo quindi definito il concetto di processo e il concetto di PLC, di che cosa fa un PLC, possiamo andare avanti e incominciare a vedere un po' come è composto un impianto vero e proprio. Allora, questa qui è un'immagine 3D che riproduce un impianto in lavorazione, probabilmente chimico, perché non vedo grosse macchine che adoperano su lavorazioni meccaniche. E abbiamo quindi un insieme di PLC che vengono strutturati in una struttura gerarchica. Ci sarà quindi un PLC di linea, io l'ho indicato su quell'armadio bianco, che è in buona sostanza il cervello dell'intero processo. Cioè il PLC di linea sarà quel PLC che andrà a comunicare attraverso dei protocolli di rete, e dopo vedremo quali sono le problematiche legate a questo tipo di comunicazione, con altri PLC che faranno delle funzioni un po' più piccoline. Quindi immaginate una roba del genere dove c'è un PLC che appunto scalda un liquido, al raggiungimento della temperatura lo stesso comunicherà col PLC di linea che andrà e porterà avanti il processo. Il PLC che gestirà il riscaldamento e leggerà la temperatura del liquido sarà il PLC di campo, il field PLC.
quella parte lì è la parte più piccola della logica del processo. Quindi lì abbiamo una piccola funzione dell'intero processo, il PLC di campo manda a fare l'orchestrazione di tutte quante queste funzioni, che verranno a loro volta monitorate da un software di monitoraggio che può essere o appunto uno SCADA, se è un sistema di monitoraggio complesso oppure geograficamente distribuito. Lo SCADA lo dovete vedere come la vostra console di controllo, no? Dove c'è un overview generale dello stato del processo, della lavorazione in corso, oppure una Human Machine Interface, un HMI. L'HMI invece è un pannello di controllo un po' più piccolo, solitamente è relativo a una singola macchina. Dipende dalla complessità del processo o in generale della lavorazione, ci possono essere diversi elementi di quelli che ho citato. Ora che abbiamo un po' più chiaro come è fatto un impianto industriale, andiamo a vedere effettivamente, da un punto di vista di cyber security, quali sono le problematiche. Allora, qua ho voluto proporre questa slide che solitamente non la propongo. Non la propongo per un motivo molto semplice, perché quando vado a parlare di OT Security con i miei interlocutori, per sensibilizzarli, evito di citare questi attacchi. Questi attacchi, li vediamo un attimo velocemente tutti quanti, sono attacchi che hanno un paio di elementi in comune. Il primo elemento è che sono tutti quanti attacchi state sponsored, cioè vuol dire parliamo di azioni di gruppi criminali pesantemente finanziati e molto ben attrezzati che hanno agito per arrecare danni a nazioni avversarie, paesi avversari. Okay? Quindi abbiamo Stuxnet nel 2010, era un malware che probabilmente ha segnato la storia di questa piccola branca della cyber security, perché è stato il primo ad emergere in questo senso. Che cosa faceva Stuxnet? Andava a modificare il comportamento del PLC. Lo andava a modificare perché l'attaccante in realtà aveva caricato un software sul PLC modificato a sua volta. Quindi il comportamento di quel PLC, che era un PLC di campo nel caso specifico, era diverso da quello atteso. Stuxnet è stato deployato per danneggiare una centrale di arricchimento dell'uranio. Quindi cosa faceva in poche parole questo malware? Andava a far girare una centrifuga per l'arricchimento dell'uranio ad una velocità differente da quella comunicata allo SCADA. Quindi immaginate che l'operatore vedeva una velocità di rotazione della centrifuga di 3.000 giri per minuto, in realtà quella stava girando magari a 5.000. Questo portava a un degradamento di quell'hardware della centrifuga prematuro e quindi danneggiava di fatto l'intero processo. Poi passiamo a Industroyer. Industroyer invece non è proprio un malware fine a se stesso, è più un framework. È un framework perché è un sistema modulare che serve a interagire con i componenti, con i PLC che sono all'interno di un impianto. È stato utilizzato nel 2016 per danneggiare il sistema di distribuzione di energia elettrica in Ucraina. Ed è un framework perché era adattabile, aveva quindi la possibilità di utilizzare diversi protocolli di comunicazione a seconda di quello che l'attaccante sarebbe trovato sul campo. Triton nel 2017 invece era un qualcosa di più insidioso. Mentre i primi due hanno come obiettivo, appunto, come dicevo, il processo, Triton è un malware che aveva come obiettivo il SIS. Il SIS è il Safety Instrument System, ossia quella parte di sistema automatizzato, sempre composto da PLC, eccetera, eccetera, che è legato alla safety. C'è tutto un capitolo su come viene implementata la safety in ambiente industriale, specialmente quando l'ambiente industriale è automatizzato. E basti pensare però che una parte di questo aspetto è data appunto in gestione a un altro sistema automatizzato completamente sconnesso dal processo principale, che è appunto il SIS. Triton era progettato per invalidare o comunque rendere meno efficaci
alcune delle operazioni che si sarebbe dovuto portare a termine in caso di failure. Insieme a Triton sono stati deployati altri malware, come appunto a Industroyer, per far sì che eventuali danneggiamenti non avessero avuto, l'attaccante avesse avuto il tempo di portare a termine l'attacco senza che il SIS fosse intervenuto per alleviare i danni dei danneggiamenti provocati appunto da Triton, o comunque da un altro malware, da Industroyer, o comunque da un altro malware di questo tipo. E in ultimo, appunto, in Controller, che è un malware utilizzato per manipolare i processi interni a processi di manifattura, più che altro. In Controller e in Destroyer sono molto simili, la differenza sta nel tipo di protocolli utilizzati, ma soprattutto nel fatto che in Controller, appunto, è un malware, quindi era un qualcosa di più tailored verso il target dell'attaccante, che nel caso specifico, quando è stato analizzato dalla Norton nel 2022, era di nuovo un sistema di gestione dell'energia elettrica in Ucraina. Ora, come dicevo, io evito di presentare questi malware quando vado a parlare con i miei interlocutori che sono interessati al tema della cybersecurity ambito industriale, per il semplice motivo che il fatto che questi malware siano stati utilizzati esclusivamente in attacchi state sponsored può creare un falso senso di sicurezza del tipo: sì, vabbè, ma a me che me frega, perché tanto io non sono un target per un attacco di questo tipo. Assolutamente no. Assolutamente no, perché? Perché questi malware hanno in qualche modo tracciato il sentiero. Quindi piano piano gli attaccanti stanno incominciando a capire che l'Industrial World è un possibile target. Il problema è che il mercato invece no, non l'ha capito. Parlo di mercato perché ovviamente stiamo parlando di quella che è il mainstream definisce sicurezza OT, e spesso e volentieri viene affiancata alla sicurezza IT. Per quanto un attacco come i ransomware possa essere un attacco che può avere un impatto nell'ambito industriale, un attacco ransomware non è un attacco OT, perché, come ho detto prima, il target di un attacco OT è il processo e non il dato. Questo definisce la differenza sostanziale tra cyber security in ambito IT e cyber security in ambito OT. In realtà esistono dei ransomware che hanno sviluppato, che sono stati sviluppati per interessare alcuni specifici impianti industriali, come per esempio ECANS. ECANS è un ransomware, come tutti i ransomware. Ha embedded una lista di processi da killare per liberare delle risorse da cifrare. Nel caso di ECANS, in questa lista di processi ci sono anche dei processi legati a software che si trovano esclusivamente nel mondo industriale: un license server della General Electric, un data historian della stessa software house. Quindi vedete che piano piano gli attaccanti stanno cominciando ad andare in quella direzione, ma la cosa è ancora abbastanza lontana dall'essere concreta. Perché? Perché il secondo punto che avevano in comune gli attacchi che vi ho fatto vedere prima è che sono tutti quanti attacchi che sono caratterizzati dalla presenza dell'attaccante dentro all'infrastruttura per un lungo periodo. L'attaccante è quindi entrato nell'infrastruttura e ha studiato con attenzione quello che appunto era il processo. Questo denota appunto la differenza tra un attacco OT, dove c'è uno studio di un qualcosa estremamente tailored, specifico per quel tipo di target. Non esiste un processo uguale a un altro, perché gli impianti industriali sono tutti quanti diversi. È un attacco massive, come può essere un attacco ransomware, che invece è opportunistico. Si spara su 5.000 target, 10.000 target, 100.000 target, e vediamo quanti ne prendiamo. Ok, quindi vedete che le differenze tra i due tipi di attacchi sono sempre più evidenti.
Si potrebbe pensare che quindi non esiste la necessità della sicurezza in ambito OT. E questa slide titola Ununtold Story. Perché? Perché noi non ne conosciamo di attacchi OT, ma in realtà avvengono, non voglio dire quotidianamente, ma con una frequenza importante. Non li conosciamo semplicemente perché non c'è una regolamentazione che obbliga le organizzazioni vittime di questo tipo di attacchi a denunciare l'attacco, a raccontarlo pubblicamente, anzi si tende un po' a nascondere questo tipo di problematica, no? E spesso e volentieri si fa anche fatica a identificarla come problematica, soprattutto perché non si capisce subito chi è che ha interesse a questo tipo di operazioni. Ve ne racconto una, perché qui purtroppo dobbiamo andare sulle esperienze personali. Vi chiedo di credermi, però non posso fare nomi ovviamente per chiari motivi. C'è un'azienda in Italia che fa uno snack anche molto buono, che è fatto da grissini e formaggio. No, grissini, crackers, scusate. Crackers, formaggio, crackers. Beh, questa azienda per un anno e mezzo circa ha prodotto crackers, formaggio e crackers, pensando di mettere 2 grammi di formaggio nello spuntino, nello snack, e invece ne metteva 4. E non se ne è accorto. Non se ne sono accorti. C'erano dei problemi, c'era una discrepanza da un punto di vista economico. Okay? Quindi le forniture non tornava, quel processo non funzionava come avrebbe dovuto. In realtà era stato manomesso il processo, appunto, è stato modificato. Quindi, dopo un anno e mezzo di indagini, hanno capito che qualcuno aveva modificato la quantità di formaggio che doveva uscire da lì. Non chiedetemi il controllo di qualità, eccetera, eccetera, no, non lo so e non lo voglio sapere. Però, di fatto, hanno scoperto dopo un anno e mezzo che facevano, purtroppo per noi, per chi se li comprava, facevano gli snack troppo carichi, come si dice a Roma. E questo appunto succede perché è difficile identificare questo tipo di problematiche. Quando un operatore OT, un meccatronico, un qualcuno che viene dal mondo dell'elettrotecnica, che magari ha qualche anno sulle spalle e lavorava sulle relay box, cioè delle scatole piene di relay che andavano a logica booleana, pensa che il sensore è rotto, pensa che c'è un problema sulla CPU, incomincia a cambiare il PLC, incomincia a fare delle prove empiriche, ma di sicuro non va dall'IT e dire: guarda che c'ho un problema di questo tipo, aiutami a capire perché non mi torna quello che succede. Ok? E appunto c'è un livello di shortage in termini proprio di skill più importante che non di quello che già c'è nell'ambito della cyber security, perché qui parliamo di professionisti che devono avere delle competenze interdomain, competenze sia nel mondo T sia nel mondo IT, per capire effettivamente quello che succede. Il problema grosso è che i professionisti dell'IT, quando gli nomini un protocollo che appartiene al mondo T, pensano che è magia nera e alzano le mani e girano i tacchi e se ne vanno, quando invece quelli sono semplicemente dei protocolli applicativi trasportati attraverso TCP/IP, né più e né meno. Quindi molto semplice, ma di fatto questa paura reciproca tra l'IT e l'OT rende possibile incidenti di questo tipo. Quindi è importante definire una strategia di difesa in ambito OT? Assolutamente sì. È importante soprattutto, io l'ho messo per ultimo, ma forse ho sbagliato, l'avrei dovuto mettere nel primo punto, creare un team, cioè creare la collaborazione. Io non so adesso quanti di voi, se qualcuno di voi lavora in ambito IT o comunque ha a che fare con scenari di questo tipo. Cercare di superare questa barriera, questa difficoltà culturale che vi raccontavo prima, legata al fatto che l'IT vede con diffidenza l'OT e viceversa. Come è possibile arrivare a questo punto? Allora, per esperienza personale, vi dico che analizzare e capire le tecnologie che esistono nel mondo dell'OT, per chi lavora nell'IT, non è assolutamente complesso. Anzi, stiamo parlando esattamente delle cose che tocchiamo tutti i giorni.
Stiamo parlando di web server, stiamo parlando di applicazioni che hanno dei socket e quindi comunicano attraverso protocolli di rete, non stiamo parlando di nulla di trascendentale, col vantaggio che questi protocolli sono addirittura in chiaro, perché una delle caratteristiche degli ambienti industriali che viene favorita la disponibilità e non la confidenzialità. La roba deve funzionare, punto. Quindi non vengono implementate grandi strategie di occultamento del traffico, encryption, eccetera, eccetera. Sicuramente ci si deve concentrare, come dicevo prima, su un target diverso da quello IT, che non è il dato, ma bensì il processo. Che cosa vuol dire concentrarsi sul processo? Vuol dire capire come funziona l'impianto, ma soprattutto capire come l'impianto può essere manipolato. Normalmente quello che avete visto prima, l'impianto con tutti quanti i PLC, non è che può essere modificato o programmato da ovunque. Cioè, ci sono delle engineering workstation, ci sono dei punti d'accesso e quelli sono degli oggetti che si possono tranquillamente monitorare, controllare e soprattutto è possibile implementare, spesso e volentieri capita che c'è un rapporto diretto o si hanno internamente le competenze per farlo, è possibile implementare dei sistemi di verifica che vanno a notificare quelle situazioni dove è possibile avere un processo manipolabile. Vedete il punto 2, gain visibility, vuol dire proprio questo, cioè mettere dei set point che per esempio notificano il fatto che un PLC passa dal running mode alla modalità operativa normale. Quindi ci sono i sistemi per farlo, basta semplicemente avvicinarsi a questo mondo e spiegarlo. Dall'altro lato, invece, funziona moltissimo utilizzare queste tecnologie per rendere dei processi di notifica, per esempio, più semplici per gli operatori. Ad esempio, quando viene tirato fuori un allarme di questo tipo, mettere nelle HMI un pulsantone che l'operatore che non vuole sapere minimamente cosa vuol dire, clicca per toglierselo davanti. Questo permette a chi gestisce la security dell'organizzazione di avere quantomeno una notifica che c'è qualcosa che è cambiato o che magari non va in quel contesto, no? Quindi cercare di avvicinarsi al mondo OT è sicuramente un qualcosa alla portata di tutti quanti. La tecnologia che c'è dietro non è magia nera, è qualcosa che manipoliamo, maneggiamo tutti i giorni e è assolutamente fattibile. Avrei voluto entrare di più nel dettaglio di queste strategie di difesa, ma purtroppo oggi abbiamo avuto una giornataccia e non ho avuto il tempo di finire le slide. Come dicevo all'inizio, Romac è alle porte e quindi in questi giorni ci siamo un po' affannati a preparare il tutto quanto, e per questo motivo io termino qua la mia presentazione e vi ringrazio per l'attenzione. Qualcuno ha domande? Un sacco di domande. Allora, cominciamo da Davide. Ciao. Allora, dopo quello che tu hai fatto vedere, ho iniziato a preoccuparmi un po' per quello che riguarderà i sistemi delle ricariche delle auto. Praticamente, in Germania è possibile, anzi è obbligatorio per le colonnine delle auto, avere un controllo remoto che le depotenzia in caso in cui la griglia abbia bisogno comunque di mandare energia a punti più critici, di produzione. Nel resto d'Europa ancora questa cosa qui non è stata adottata, ma comunque dovremmo anche noi gestire un sistema per bilanciare un po' il carico. Visto che i nuovi protocolli di comunicazione tra le colonnine e le auto, mi riferisco al 1518, che è il sistema plug and charge, dove l'auto comunica con la colonnina, e in qualche modo immagino che anche le auto poi, utilizzando il vehicle to grid, che debbano scambiare quindi corrente fra di loro, comunque vende dalla griglia, sarà tutto quanto gestito con sistemi simili a quelli che tu hai descritto, per cui sarà di fatto qualcosa che è nella nostra rete domestica di casa. È qualcosa che è a livello molto diffuso nelle nostre città e se ci fosse un'intrusione a questi livelli qui,
saremmo in un certo senso tutti quanti colpiti, perché si sta avvicinando molto a qualcosa, alla qualità di un processo industriale, qualcosa che di fatto invece viene messo nelle case di tutti, perché una wall box in casa ce l'abbiamo tutti, o comunque ce l'hanno quelli che hanno l'auto elettrica, o comunque saranno sempre più comuni e saranno anche quelle all'interno di aziende medio-piccole, perché magari la mettono semplicemente perché i loro dipendenti hanno l'auto, ma non hanno un IT formato per questo tipo di attacchi, si aspettano magari l'attacco dal computer normale, ma l'attacco viene da un dispositivo che non sapevano neanche che fosse così tanto smart. Chiedo se sai già di qualche tipo di attacco o se dobbiamo aspettarci qualche mitigazione per queste nuove tecnologie che arriveranno in casa a tutti. Grazie. Sì, allora guarda, ti rispondo su due fronti. Premesso che non sono un esperto di sistemi di distribuzione di energia elettrica a livello nazionale, però so per certo che Terna sta chiedendo l'implementazione di alcune misure di sicurezza per gli impianti di produzione fotovoltaici che vengono collegati alla rete. Questo vuol dire che gli stessi protocolli di comunicazione, che più o meno sono quelli, saranno sottoposti allo stesso tipo di hardening, quantomeno per grandi impianti o comunque punti di sbilanciamento rilevanti. Chiaramente una casa non rappresenta un punto di sbilanciamento rilevante, là ci sono già dei sistemi, dei normalismi a livello non informatico ma a livello proprio elettrico che permettono di gestire situazioni di questo tipo. Però quando invece abbiamo un centro di accumulo dell'energia o di appunto distribuzione di energia che gestisce diversi megawatt, la questione potrebbe essere un pochettino più importante, e in questo senso ti dico che già ci si sta muovendo, ci sono anche delle collaborazioni dirette tra appunto il gestore dell'infrastruttura e alcuni vendor, proprio per implementare quantomeno sistemi di crittografia, quindi il classico TLS, nelle comunicazioni di questo tipo. Relativamente alla problematica in genere degli impianti domestici, io faccio dico tre numeretti che sono 110 110, e mi riferisco al nostro bellissimo bonus edilizio e a tutte quelle installazioni di impianti fotovoltaici che sono state fatte nel contesto di questa attività. Io sono un fruitore di questo bonus, ho avuto la possibilità di, ce l'ho a casa e lo sto studiando, un impianto fotovoltaico. A me l'omino che me l'ha installato mi ha creato un account Gmail, così, a fantasia, mi ha dato delle credenziali che si è inventato lui, che io prontamente ho cambiato, e mi ha detto arrivederci e grazie. Siccome quella è una procedura obbligatoria, io gliel'ho chieste, ma immagino che non ci siano tanti Davide Pala in giro che chiedono le stesse credenziali, quindi sarei curioso di sapere quante di queste credenziali ci sono in giro e quanti hanno questa bellissima abitudine di mettere Davide Pala fotovoltaico @gmail.com con password 123456 asterisco. Quindi questa è la problematica che vedo un pochettino più prossima a noi. Grazie mille. Prego. Altra domanda? Enos, prego. Sì, grazie. Allora, intanto grazie della presentazione, perché era chiarissima. Io vengo dal mondo di security IT e ammetto che mi ha colmato, non colmato, ma mi ha riempito un paio di piccole lacune che avevo. E mi sono identificato in quello che hai detto, perché anche io mi sono trovato a fare scansioni di reti aziendali che non avevano segregato bene la parte OT da quella IT, e non sono assolutamente arrivato alla parte del monitoring della parte OT, perché non ci ho neanche pensato addirittura. Ho già avuto difficoltà, titubanza, a scannerizzare la parte OT, perché era frequente tirare giù sistemi industriali o macchine anche solo con una scansione di Discovery. E quindi volevo chiederti se ci sono dei trucchi, degli stratagemmi per evitare di tirare giù macchine e di fare la scansione di sicurezza delle porte e dei servizi. E in aggiunta volevo anche chiedere a che punto è l'autenticazione dei sistemi OT, se semplicemente vi si chiudono dentro una rete segregata oppure se siamo arrivati ad avere autenticazioni tra i sistemi OT.
È una domanda che mi potrebbe portare via tanto tempo, cerco di essere sintetico. Comunque sì, hai sperimentato sulla tua pelle quello che è un po' una delle debolezze dei sistemi IoT, il fatto che sono stati implementati senza il benché minimo criterio da un punto di vista di networking. Succede questo, succede che le macchine che vengono utilizzate, non voglio dire i PLC, quelli un pochettino più nuovi o comunque di brand che fanno prodotti di qualità, ma anche PLC un po' più economici che vengono solitamente implementati per tenere basso il costo della macchina stessa, o quelli un po' più vecchiotti, avevano limitatissime risorse in termini computazionali. Questo fa sì che quando aveva un socket lo facevano esattamente per quel tipo di dato che si aspettavano di ricevere. Facciamo un esempio, prendiamo un pacchetto Modbus. Quello c'ha 64 bit di payload e quello era la quantità di risorse che venivano allocate. Gestione buffer overflow, manco a parlarne, quindi quando io faccio un C-scan, ecco che te lo tiro giù e faccio un denial of services, assolutamente normale. E è meno normale che ci siano questi dispositivi esposti, perché normalmente questi dispositivi, come detto, dovrebbero essere segregati. Non soltanto per un fatto di security, ma anche delle volte proprio per un fatto di funzionamento. Il DCS, che è uno di quegli oggetti che ho fatto vedere prima, quindi un sistema di monitoraggio di impianti su larga scala, è un sistema che spesso e volentieri viene implementato non soltanto su una base di distribuzione geografica del processo, ma anche sulla base di un discorso di performance. Perché spesso e volentieri è un sistema prediletto per il monitoraggio di sistemi di produzione, comunque industriali, real time o near real time. E il DCS ha embedded un sistema di controllo che, se vede traffico anomalo oltre una certa soglia, va in autoprotezione. Lo sanno bene i signori di Alcantara, quelli che fanno gli interni delle macchine, che alla mattina, piuttosto che dopo la pausa pranzo, cioè avevano le macchine della produzione giù e non capivano perché. E indovinate perché? Mal segmentazione della rete, broadcast storm delle persone che arrivavano la mattina in ufficio piuttosto che tornavano dalla pausa pranzo. Quindi il DCS andava in protezione perché si vedeva arrivare montagne di broadcast, montagne. Da un punto di vista IT era traffico normalissimo, da un punto di vista OT invece era un elemento di disturbo rilevante e quindi quello andava in autoprotezione. Quindi il primo punto è sì, le reti andrebbero segmentate e basta una semplicissima VLAN, quindi switch managed, si fanno le VLAN, non si deve andare a toccare nulla, non si deve avere paura di nulla perché è molto 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 improbabile che ci sia qualcosa che si rompe se io metto su una VLAN in un impianto industriale. Secondo punto, che cosa posso fare per andare a monitorare invece che cosa succede all'interno dell'impianto? Sicuramente tutti i sistemi di monitoraggio passivo, mi viene in mente, non so, Archimede, Zeek, tutti questi prodotti che servono a raccogliere, a fare packet capture piuttosto che a raccogliere i metadati che vengono tirati fuori dall'analisi del traffico di rete per andare a identificare quelli che sono i flussi normalmente in essere nel contesto delle attività produttive. Ora, qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché se andiamo a vedere come potrebbe essere portato a termine un attacco in ambito OT, bisognerebbe incominciare a pensare da un punto di vista proprio di protocolli di rete, quindi come dicevi, di autenticazione. E sta roba qua dell'autenticazione è un qualcosa che ho visto una volta essere messa in pratica da persone che stavano nell'ambito OT e che quindi di IT non ne capivano nulla, ci sono arrivate semplicemente per buon senso, e è citata anche nelle 20 Best Practices in PLC Programming, che è una risorsa fruibile online che è stata promossa da un consorzio di esperti di settore in Europa, dove vengono appunto elencate alcune best practice da adottare in questo senso. Da un punto di vista tecnologico non è che ci abbiamo un granché, perché come dicevo prima in ambito OT viene prediletta la disponibilità. Quindi o mi metto tra i vari device e ci tiro su una VPN, cosa abbastanza difficile,
da realizzare, ma non è detto neanche che serva, oppure implemento queste misure di sicurezza, ma anche qui bisogna vedere effettivamente dove e come. Bisogna sempre ragionare da un punto di vista dell'attaccante, cioè qual è lo strumento che l'attaccante potrebbe utilizzare per portare a termine l'attacco. Se io espongo un PLC, PLC come dicevo prima è un computer, sì, ma c'ha delle risorse computazionali molto limitate, quindi non è che metto nelle mani dell'attaccante un PLC e quello ci mette sopra, cioè sopra una shell e ci mette sopra lo script in Python o che ne so io, assolutamente. Discorso diverso invece è se io espongo per esempio uno SCADA spesso e volentieri sta su una macchina Windows, sta su una macchina Linux, quindi ci si deve concentrare su quelle tecnologie che effettivamente possono rappresentare un punto d'ingresso realistico per l'attaccante. Ok? Spero di averti risposto, perché poi dopo nel parlare forse ho dimenticato qualcosa che mi avevi chiesto, ma se è così ti chiedo di richiedermelo. Hai risposto al 90%. Ok, sì, va bene. Allora, ti chiedo dopo, ma grazie. Ok, il dubbio che mi rimane è in quei casi in cui la segregazione per motivi di business non può essere adottata in tempo e bisogna mettere in sicurezza una rete così com'è, e bisogna fare un inventario e mettere in sicurezza come si può quello che c'è. Qual è un sistema per fare un discovery di rete, oppure un'idea per fare un discovery di rete senza rischiare di tirare giù le macchine di IoT? Allora, normalmente la segmentazione la riesci a fare in qualsiasi momento, perché comunque sia tu ci avrai sempre un punto di contatto tra quella rete e la tua rete IP. Quindi ti devi mettere nel mezzo con un qualcosa che ti permetta quantomeno di gestire il traffico, perché sennò diversamente non lo puoi fare, punto. Nel momento in cui non puoi neanche mettere in piedi una roba del genere, l'unica cosa che ti rimane da fare, ti ritorno a dire, è quella di monitorare effettivamente gli oggetti che potrebbero essere più vulnerabili, quindi tutte le macchine Windows, Linux, comunque macchine che potenzialmente potrebbero andare a comunicare con quel segmento di rete. È chiaro che poi dopo lì bisognerebbe fare un'analisi più approfondita, però in linea di massima, se non puoi intervenire diversamente, l'unica cosa che ti rimane da fare è di monitorare attentamente quelle macchine che normalmente comunicano tra loro per motivi legati al business. Ulteriori domande? No, allora grazie Davide per aver condiviso la tua conoscenza e la tua esperienza qui all'ESC 2023. E un applauso.